Siamo al Terrazzo Pellegrini per la presentazione del volume Oikos di Vincenza Mele, laureata in medicina, specializzata in endocrinologia e ha conseguito un dottorato di ricerca in bioetica. È ricercatore di bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oikos è il suo primo romanzo. Lei si occupa di bioetica. Cosa l'ha portata a scrivere questo romanzo? Della mia esperienza in bioetica c'è moltissimo. C'è innanzitutto una parte che riguarda i custodi della cura, che sono i medici, con due termini che io utilizzo fondamentali. Da una parte il termine biofilia, che è secondo me un'attitudine che dovrebbe avere il medico, e dall'altra considero anche importante il ruolo della parola nella medicina. Infatti ci sono dei custodi che guariscono grazie alla parola. E poi mi ha portato anche la filosofia morale a scrivere questo libro, in particolare il concetto di responsabilità per le future generazioni, che viene espresso e è considerato, diciamo, uno dei ruoli fondamentali, dei compiti fondamentali dei custodi, che sono degli esseri cosiddetti metauomini con capacità fisiche e psichiche superiori al di sopra dei soggetti umani. Oikos, titolo del libro, vuol dire casa. Tra tanti significati di casa c'è quello di stella che illumina il nostro cammino. Come mai questa scelta? In quel significato di casa, io utilizzo il termine casa con una poliedricità di significati, e in quel significato delle stelle io ho voluto sottolineare il legame che noi abbiamo, che gli esseri umani hanno con coloro che ci hanno preceduto. E perché le stelle? Probabilmente è un'immagine che viene dalle fiabe, dalla idea che è espressa in molte fiabe, che ci sia, diciamo, un legame fra l'essere umano che vive su questa terra e coloro che abitano le stelle. Quindi l'idea mi è venuta da questo, però in modo particolare ho voluto sottolineare appunto il legame fra noi e coloro che ci hanno preceduto. Questo libro focalizza il tema della famiglia e della donna come custode del nido. Come mai questa scelta controcorrente? In realtà è vero che il termine oikos, diciamo, viene utilizzato anche come analogo del home nella lingua inglese, quindi il focolare degli affetti e quindi la famiglia, ma in realtà il termine oikos io lo utilizzo anche in un altro senso, come luogo dell'interiorità dell'essere umano. La scelta controcorrente è anche perché penso che nella società attuale la donna, pur essendo una cittadina che deve vivere nella polis, però è fondamentale che il suo ruolo nell'oikos rimanga, perché è importante anche questo come segno di responsabilità per le future generazioni.